stavolta faccio una parte che forse non mi compete, dovrei essere qua a dire quanto siamo stati bravi come Regione Lombardia avanti così. Io parto dal fatto che invece non siamo stati così bravi, evidentemente. Il fatto che siamo più bravi rispetto ad altri, più bravi anche rispetto alla Germania, non vuol dire che questo sia un essere ottimale in valore assoluto. Dobbiamo sempre tendere al meglio e non guardarci indietro, ma guardare in avanti. Questo 13, che può essere 35, deve diventare un numero molto molto più alto. E quello che voi avete detto su questo tavolo, me lo sono segnato come parole chiave, perché secondo me sono estremamente importanti. Avete parlato di prevenzione, avete parlato di territorio, avete parlato di rete di patologie, avete parlato di rete ospedale territorio, rete sociosanitaria, continuità assistenziale, ma alla fine il dottor Crespi, o meglio la domanda posta dal dottor Crespi, è stata se il nostro sistema è pronto. Dovrei dire di sì? No. No. No, nel senso, siamo pronti, siamo stati pronti per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto. Se non cambiano determinate condizioni di base e di fondo dal punto di vista organizzativo, non saremo pronti per la sfida futura. Questo non vuol dire che siamo a livelli scarsi, l'abbiamo sentito, ma il limite stesso della proiezione futura della lotta all'ictus, sia dal punto di vista preventivo che dal punto di vista successivo interventistico, ma ancora di più dal punto di vista presa in carico successiva degli esiti, paga oggi quello che è il grosso limite della nostra organizzazione, che ha luci e ombre, dovute alla particolare organizzazione che noi abbiamo, di una netta spaccatura tra quella che è la sanità e quello che è il mondo sociosanitario, socioassistenziale, e la profondissima spaccatura di quello che è il mondo sanitario ospedaliero e quello che è il mondo ospedaliero territoriale, al di là delle collaborazioni che esistono tra professionisti, e per l'amor di Dio, viva Dio, meno male che esistono. Ma tutto questo deve essere messo a sistema, non lasciato alle libere iniziative o ai vari territori dove c'è il dottor Brigno che funziona meglio o dove c'è il dottor Rizzo che funziona peggio, perché non può e non deve essere così. Per cui la scelta profonda che abbiamo fatto con questa legge di riforma, questa evoluzione di sistema, che è vero essere un'evoluzione, perché va a tenere buono le eccellenze completando gli eventuali buchi di sistema che abbiamo scoperto, ma dal punto di vista metodologico può essere considerata una rivoluzione, non un'evoluzione, che prevede anche un cambio di mentalità importante, dove la vera grossa scommessa è quello che avete detto, partendo dal mettere assieme le due aziende che oggi seguono, una all'ospedale, l'altra al territorio, una la parte sanitaria e l'altra la parte sociosanitaria. Inevitabilmente, se non le avessimo messe assieme sotto un'unica regia, avremmo continuato ad avere questa situazione tendenzialmente schizofrenica, con delle certo. prese in carico a scarto variabile in funzione delle varie situazioni. E determinati enunciati che sono usciti questa mattina li abbiamo veramente messi all'interno della legge. Quando si parla di rete, si parla di rete, e mi ha fatto molto piacere il dottor Brignoli, soprattutto, che ha tirato fuori la questione della misurazione degli esiti. È scritto in un articolo della legge che determinate prestazioni, retribuzioni, incentivi, stanziamenti e quant'altro saranno fatti in funzione anche della misurazione degli esiti, e questo è un cambiamento epocale, perché vuol dire davvero andare a valutare davvero cosa funziona, cosa non funziona, e successivamente andare con degli incentivi specifici su questo. E concludo sull'altro cambiamento epocale, perché anche questo è stato un filo conduttore di tutti gli interventi: il richiamo ai costi, il richiamo alle risorse. Verissimo, le risorse non sono sufficienti per coprire il tutto, ma anche perché è sbagliato il punto di partenza. Non possiamo continuare a pensare di queste sono le risorse, vediamo cosa riusciamo a farci stare dentro.
La grande scommessa è andiamo a sentire i professionisti, andiamo a sentire quelli che davvero si occupano di questa problematica, può essere l'ictus o altre 300.000 cose. È un modello che si chiediamogli qual è il modello, qual è il sistema giusto per la trombectomia con la trombolisi, la rete dei vari livelli di presa in carico semplice fino all'interno della rete, andare nel posto specialistico, super specialistico, quanti ce ne vogliono, quanti non ce ne vogliono, creando e realizzando dei percorsi diagnostico-terapeutici corretti dal punto di vista clinico, dal punto di vista scientifico, verosimilmente quasi automaticamente tirando la riga, incrociando prevenzione con terapia, con riabilitazione, con esiti, alla fine il bilancio potrebbe diventare positivo rispetto al negativo e scopriremo che forse le risorse oggi messe in campo, se utilizzate in maniera differente, non dico che possono essere sufficienti, però magari invece di X potrebbe essere sufficiente X meno 10% o meno quello che è. E quindi tutti questi fattori rimessi davvero assieme credo che siano il punto di forza per fare ripartire con un nuovo slancio tutti assieme quella che è certamente una battaglia contro una patologia, non me la sento di definire l'ictus una patologia perché non lo è un insieme di tanti fattori dove il momento trombotico, ischemico, emorragico è uno dei fattori certamente importante e determinante, ma che si iscrive in un percorso non solo sanitario, ma proprio di vita, che parte dallo stile di vita, dalla prevenzione e quant'altro, prima ancora del cittadino che del paziente, e davvero credo che la scommessa vincente sia davvero mettere al centro dell'attenzione il concetto di rete, con tutte le sfaccettature che avete tirato fuori. Grazie, te l'hai sintetizzato e commentato con grande attenzione. Io vorrei chiedere